Presidente, ci eravamo trovati qui a inizio stagione per presentare la nuova stagione, l'inno nuovo, la chiudiamo qui con uno scudetto. Diciamo che è una bella cosa, sono stati bravissimi ragazzi, l'allenatore Costanzi, tanta roba per questo giovane del Chievo, per il Chievo e per... E penso anche per la città di Verona. Lei ha detto dopo la partita con la Fiorentina che forse è stata quella più emozionante, quella più dura. Sono orgoglioso di questi ragazzi soprattutto perché hanno incarnato al massimo e al meglio lo spirito Chievo. Ci può spiegare meglio cosa intendeva? No, del fatto che non si sono arresi di fronte alle avversità, nonostante fosse il risultato non gli arridesse, nonostante magari anche certe cose negative e ingiuste che sono accadute, non hanno mollato dal primo all'ultimo momento, sono andati avanti e ci hanno sempre creduto. Ecco, quello è lo spirito Chievo. Poi si può anche perdere, ma se ci credi sempre comunque puoi fare bene bene. Pochi lo sanno, in realtà questo non sarebbe il primo titolo di una squadra del settore giovanile, o sbaglio? Sì, avevamo vinto nei dilettanti con il campionato Beretti dilettanti. Diciamo che questo è un pochino più prestigioso, insomma, quindi devo fare i complimenti a tutti quanti. E ai ragazzi da primo all'ultimo, a tutte le persone del settore giovanile, a Maurizio Costanzi che è il nostro responsabile. Anche a mio zio Beppino, e tutti coloro che hanno collaborato e hanno lavorato perché questo sia stato possibile. Speriamo che adesso magari sì, anche un'altra coppa dagli allievi arrivi. Speriamo veramente che vada tutto bene anche con loro. Ultima domanda, sa che sta benissimo con in mano il trofeo, il titolo del campione primavera? Sì, ma è meglio non abituarci, sì, insomma, quest'anno devo dire che il gruppo è stato veramente bravo. Speriamo anche nel futuro, però insomma, tanto uno è sulla bacheca e non verrà più tolto da nessuno.